come utilizzare al meglio le trazioni alla sbarra per sviluppare al meglio, in maniera efficiente, anche le braccia, soprattutto i bicipiti. In questo video vediamo alcune varianti e anche come interpretarle dentro le routine di allenamento per ottenere un efficace sviluppo a livello di bicipiti, a livello delle braccia, senza dover ricorrere per forza a esercizi monoarticolari come i curl o altre varianti ancora. Ciao, io sono Claudio, mi occupo principalmente di allenamento della forza e di allenamento della forza a corpo libero, ma non solo. Premetto che non c'è niente di male se uno vuole mettere enfasi sullo sviluppo delle braccia, desidera braccia grosse e voluminose, non c'è niente di male a ricorrere a esercizi della pesistica come i curl o altre varianti di curl monoarticolare. Ma se vogliamo divertirci, ci piace il calisthenics, l'allenamento a corpo libero, sappi che ci sono delle varianti che possono dare molta efficacia allo sviluppo dei bicipiti. Le trazioni, si sa, sviluppano, coinvolgono tanti muscoli. Convenzionalmente sono considerati un esercizio per sviluppare il dorso, la schiena, ma in realtà poi coinvolgono anche in maniera massiccia, soprattutto nella prima parte del movimento, i pettorali, i deltoidi posteriori, bicipiti e tricipiti. Non c'è dubbio che le varianti supine, quindi dove srotoliamo, diciamo così, il bicipite, quindi srotoliamo anche il tendine del bicipite, portano più enfasi appunto su questo muscolo. Quindi le varianti presa supina con una larghezza di impugnatura stretta, le versioni che noi definiamo commando, ovvero una presa supina, l'altra in presa prona stretta, quindi questo ti obbliga a fare quel movimento dove a braccia distese mi dispongo in versione neutra, poi quando vengo su faccio una torsione girandomi bene verso la sbarra. E questa variante in particolare porta molta enfasi sul bicipite del braccio in presa supina, poi ovviamente va ripetuto anche sull'altro lato. Quindi queste sono tre ottime varianti per consentirci di sviluppare anche in maniera efficace i bicipiti. Poi perché no anche l'arrampicata della corda, un esercizio avanzato, bisogna anche avere disponibilità per farla in maniera efficace, quindi almeno 5-6 metri, e poi a non tutti piace. Ma anche questo esercizio è veramente molto duro, soprattutto anche nelle versioni più avanzate. Ecco, queste sono tre varianti efficaci. Ma poi c'è anche il modo adeguato di interpretarla, perché se ti metti semplicemente lì ma poi nel tempo non ti impegni a progredire rispetto a questi esercizi, non puoi aspettarti di ottenere sviluppo ed in particolare sviluppo a livello dei bicipiti. Quindi, come al solito, l'imperativo dominante è sovraccarico progressivo. Che tu voglia lavorare principalmente nei range dell'ipertrofia, quindi 8-10 ripetizioni, o preferisci lavorare nei range della forza, quindi 3-5 ripetizioni, beh, però ti devi impegnare nel tempo in questi esercizi ad alzare il carico d'allenamento. Quindi se oggi fai un 3x8 con 20 kg di zavorra, un domani dovrai farlo con 25 e poi con 30 kg. Oppure puoi anche puntare anche sul migliorare le performance, nel senso fai una routine d'allenamento, un domani deve essere più performante, quindi fare volume e magari fare volume in un'unità di tempo sempre più stretta. In particolare una routine che ti posso consigliare così al volo è i commando pull up dead ladder. Fai una trazione, poi una trazione sull'altro lato, poi due e poi due sull'altro lato, tre e poi tre, e così a salire finché non fallisci lo scalino successivo. Quando fallisci lo scalino successivo, recuperi un minuto e mezzo, massimo 2 minuti, e cerchi di nuovo di andare a salire secondo questo concetto della scala della morte. Un domani ovviamente dovrai riuscire a fare, che ne so, in 10 minuti 10 scale della morte di questo genere, e poi perché no anche delle scale aggiungendo un po' di zavorra. Ecco, questo è un modo anche per interpretare il sovraccarico progressivo. La sostanza è: vanno bene le varianti, ma poi attraverso queste varianti ci devi dare dentro. Bene, con questo è tutto, ti auguro un buon allenamento, mi raccomando, prova questa routine, fammi magari anche sapere com'è andato qua sotto nei commenti, iscriviti sul mio canale, attiva la campanellina, seguimi anche su Instagram come Coach Claudio Negro e ci vediamo in un prossimo video.